ci definiamo, ci limitiamo, ci appiattiamo facendo tacere quella piccola voce silenziosa che ogni tanto in qualcuno un dubbio lo solleva. Ci impediamo di scegliere, ci impediamo di essere, di cambiare strada ogni volta che lo sentiamo necessario. Tradiamo noi stessi, la nostra natura. Ci costruiamo attorno un bozzolo di doveri, un bozzolo di consuetudini. E così perdiamo la possibilità di essere dei viandanti cosmici. Noi pensiamo di abitare il mondo. In verità non muoviamo un solo passo dalla descrizione del mondo che l'epoca e la cultura in cui viviamo ci cuce addosso. Nessuno vive in un mondo reale. Noi ci mettiamo unicamente in relazione con le idee che ci dicono cosa sia la realtà che ci circonda. Questa descrizione della realtà ci viene data, questa descrizione della realtà ci viene detta dall'educazione. Ciò che ci viene detto fin dalla nostra infanzia, poi noi lo facciamo nostro. E costruiamo su questa descrizione il nostro modo di esistere, costruiamo il nostro destino. Perché in questa descrizione c'è quasi tutto, praticamente tutto. Che cosa sono le gioie, i dolori, la bontà, l'odio, i comportamenti da tenere nelle disparate situazioni, i valori dei sentimenti, dei vari sentimenti, che cos'è la vita, che cos'è la morte e così via. Le parole che ci vengono dette fin da quando eravamo bambini sono le parole che formano i nostri pensieri e sono i pensieri che poi formano il mondo che noi andiamo ad abitare da adulti. Ogni mattino ci svegliamo e in base ai nostri pensieri noi ricreiamo il mondo. A partire da ogni mattina in cui ci risvegliamo, noi ricreiamo il mondo. E com'è la nostra cultura? Com'è la nostra educazione? La nostra cultura è la cultura del dovere, è la cultura dell'obbligo, è la cultura dell'essere umano crocifisso ai doveri. Devo fare questo perché altrimenti non ricevo la stima, non so, del maestro che mi ha detto di fare questa certa cosa. Devo fare questa cosa perché altrimenti i miei genitori non mi vogliono più bene. Devi fare i compiti, diciamo ai nostri figli. Devi mettere in ordine la tua camera adesso. Ecco, noi abbiamo subito, e ripetiamo a nostra volta, una educazione che ci dice sempre cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare. Una cultura che mi dice che mi devo sforzare a fare. Ti devi sforzare a fare questo se vuoi ottenere un certo risultato. Devi essere presente se vuoi evolverti. Devi sforzarti a ricordare te stesso nell'arco di tutta la giornata per risvegliarti. Ecco, sono tutte frasi che il solo dirle proprio mi mette male alla schiena e allo stomaco. Sono allucinanti, sono truculente. Quindi come uscire dai codici, che dai codici a barre omologanti, da questa prigione di convenzioni, da questa prigione di decaloghi di doveri? Cosa si può fare per mettere in moto una rievoluzione che porti a non subire più la vita
una vita ridotta a recita di ruoli prefissati o di imperativi coatti. C'è un piccolo stratagemma, un piccolo ma grande stratagemma dello spirito che segua nello stesso tempo il principio del non sforzo e il principio dell'autogentilezza, principi che sono davvero vitali. Uno stratagemma che, appunto, senza sforzo sia in sintonia con il nostro ritmo, in sintonia con i nostri tempi e che sia quindi in grado di aprire uno spiraglio, un varco da questa prigione dei codici a barre. Ecco, quello che intendo proporre è appunto un piccolo stratagemma di decondizionamento che è in grado di esercitare una incisiva, una profonda influenza sulla coscienza, che è in grado di inventare una nuova forma di pensiero propositiva, attiva, che serve a liberarsi dalla routine degli automatismi culturali invalidanti, da questi meccanismi perversi che soffocano, da questa atmosfera asfittica. Lo stratagemma è questo. È semplice, anzi è ingannevolmente semplice. Anziché dire a me stesso, devo fare questa cosa, dirò, posso fare questa cosa, voglio fare questa cosa. Utilizzare il verbo volere o potere, anziché il verbo dovere, è un modo di apprezzare la realtà, è un modo di apprezzare ciò che faccio, ciò che mi accingo a fare, è un modo per apprezzare me stesso, è un modo per evolvermi da cammello a leone. Il cammello si addossa il peso del mondo, il suo è uno sforzo continuo, la sua groppa è gravata di pesi, di fardelli che è costretto a caricarsi, mentre il leone vuole ciò che fa. Il leone vuole ciò che fa perché può ciò che vuole. Dunque, stare attenti a utilizzare il verbo volere o il verbo potere anziché il verbo dovere, ecco, cambia completamente la descrizione del mondo che abitiamo. Trasforma la nostra realtà, trasforma il mondo. È un potente stimolo a vivere il nostro rapporto con la esistenza quotidiana in modo attivo e non più semplicemente reattivo. È un modo per agire e non subire la realtà, per non subire le circostanze. È un benefico inganno cognitivo, perché se cambio la mia descrizione del mondo, il mio mondo si trasforma di conseguenza. Possiamo provarci, non costa nulla. Quindi, anziché devo, utilizzo posso oppure voglio. Se metto in pratica questo stratagemma, ecco, mi accorgerò di quante volte mi sfuggirà di bocca il verbo dovere senza accorgermene, sia rivolgendolo verso di me oppure verso i miei figli, oppure verso le persone a cui voglio bene, o verso i miei collaboratori. Inoltre, questo stratagemma è anche un modo per essere presenti in ciò che facciamo e in ciò che diciamo. È un modo per evolvere ciò che siamo. Ecco una piccola raccomandazione. Quando ci sfugge di bocca
il verbo dovere, è importante che noi non siamo troppo severi con noi stessi, come delle specie di secondini di Alcatraz. Ecco, non puniamoci con parole che feriscono l'anima, del tipo: ma sono proprio un idiota, mi è sfuggito di bocca il verbo dovere. Ecco, è molto meglio essere gentili con noi stessi, magari dicendoci: la prossima volta sono attento. Ecco, non la prossima volta sarò attento, ma la prossima volta sono attento. È davvero molto importante essere gentili con se stessi, perché altrimenti non potremmo mai esserlo realmente con gli altri. Se non siamo gentili in primis con noi stessi, la gentilezza con gli altri è solo una tragica pantomima. Ecco, la gentilezza con noi stessi, la autotenerezza, potrebbe essere anche il tema di una nostra prossima conversazione. È buono. E allora saluta tutti e evviva!